Tra powerlifting e bodybuilding non c'è tanta differenza. Sì, non c'è tanta differenza a livello di focus, quello sicuro, ma le cose che si fanno in palestra sono sempre le stesse alla fine, ragazzi. Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Sono di nuovo alla palestra di Marcon. Oggi faremo un doppio video. Io proverò a sistemargli le alzate dei fondamentali, squat, panca e stacco. Ovviamente Matteo non è in formissima come anche l'altra volta, quindi non potrà caricare tanto, ma non ci interessa. Sì, siate buoni perché è un anno che io non tocco né squat né stacco a causa del Quindi niente piriforme. polemiche, carica, non carica. L'altra volta sono stato un po' cattivello, mi avete detto che li ho un po' schiavizzati, lui sembrava quasi che volesse mandarmi a quel paese, ma si è trattenuto, quindi oggi cercherò di andarci piano, sarò un po' più tenero con lui e lui ricambierà il favore essendo più stronzo con me dopo nel video che faremo insieme, in cui lui proverà a sistemarmi le pose e faremo un po' di pumping, come se dovessi prepararmi a un contest da gara. Matteo voleva iniziare con la panca, ma in gara prima si fa lo squat, poi la panca e lo stacco. Nel gergo del powerlifting, la panca, che è l'alzata che è più bistrattata, serve solamente per far ripostare lo squat dallo stacco, perché non sale in culo a nessuno. E quindi iniziamo dallo squat. Matteo ormai ha preso il vizio dello specchio e non riesco a toglierlo, quindi preferisce farlo davanti. Si guarderà i piedi, cercando le monetine per terra, che non ci sono. Prova a stare meno inclinato con la schiena, stai più dritto normale. Alla fine c'è il bilanciere alto. Aria. Io vorrei aggiungere che ho anche una contrattura al vasto Sì, ma non ci interessa mediale. adesso perché Mi bilanciere. raccomando. Oggi purtroppo c'è solo Matteo perché sfortunatamente si sono lasciati da poco. E infatti sono venuto in urgente per tirargli su qualche moccolo, perché Matteo comunque è anche molto sentimentale per queste cose. Per gli amici si fa. Guarda che poi ci credono, eh. Cinta da 20 euro preso su Non Amazon. c'hai l'SBD? No, La un vuoi provare? ginocchiere SBD. La vuoi provare? No. Perché? Sempre usato questo. Scendi meno. Arriva sotto il parallelo, però non sta così inclinato con la schiena, Matteo. Stai normale. Sembra che stai low bar con bilanciere alto. Ecco, così, mani così. Scendi, ti allunghi col femorale. Su. Avviene l'isocinetica. 1, 2, 3, no, no, 3 secondi a scendere e secondi a salire. Ok. Vai. 1, 2, 3, 4, piano. 4, 5, 6. Tutto, è importante il La bodybuilding. vuoi tutta lenta? Sì, 6 secondi totali. 1, 2, 3 in buca, 4 riparti, 4, 5, 6. Stop. Quello che non mi piace è che stai inclinato. Cioè, stai così. Male. Chiedi sulla punta del piede. Punta, 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 allunghi i femorali e vai su. Allora, saliamo a 80 Proviamo, se il culo regge. Si può dire culo? kg? Sì, Ok. ano, sedere, quello che vuoi. Buono, Siamo buono. su YouTube, non siamo su Twitch qua. Adesso Su OnlyFans. voglio che mi fai tre cose con 80 kg. Tre ripetizioni. Una me la fai sempre isocinetica, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, cerca di avere lo stesso timing da su e giù. Poi me ne fai una col fermo in discesa, quindi ti fermi qui, poco sopra il parallelo, e poi concludi normalmente. E poi ne fai una normale, fermo in buca. Ok? Va bene. Cerca di non stare tutto inclinato, cerca di stare normale. Allora, busto dritto, punta del piede, scendi, ti allunghi il femorale. 1, 2, 3, 4. 5, al 4 riparti piano, non senza saltare. 1, 2, 3 in buca, 3, 4, 5, 6. Ok, fermo in discesa. Ti dico stop mentre scendi normale. Stop, giù, su, normale. Fermo in buca adesso. Su. Ok, appoggia. Con questi pantaloncini sgualciti non riesco a capire neanche quanto sta scendendo. Perché lui, capito, gareggia in main physique, quindi giustamente le gambe non le facciamo vedere, Lo squat o è a terra o non è squat. no? Es to the grass. Tieni, Matteo, prendi una Red Bull. Prendi la Red Bull. Qual è il problema, scusa? Ah, stai a zero carbo. Scusa, non lo sapevo. Ecco perché carica poco oggi.
altro che piriforme. 100 kg, facciamo una tripla isocinetica, che nel culturismo è molto importante mantenere sia la negativa che la positiva. Allora, al 3 in buca, stai busto eretto, non sta troppo inclinato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, troppo veloce. Al 4 devi risalire, deve essere una moviola. 1, 2, 3, 4, 5, troppo veloce, Matteo. Al 3 e al 4 comincia a risalire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Appoggia. Allora, vediamo di capire cosa vuole Domingo. Conto io. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi, se riesci a ingaggiare bene i femorali, li streccerai a tal punto da frenare bene sotto il parallelo e sempre con i femorali riparti piano e poi arrivano i quad. Se tu cerchi solo i quad, ti viene a fare questo. Boom. Quad, 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 femorali, femorali, glutei, glutei, femorali, quad, quad, quad. Ok, dove vuoi il peso sul piede? Cioè, punta del piede, senza salire col tallone però. Ok. Punta, 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 punta e bilanci buttando indietro il culo e allungando i femorali. Altrimenti fai questo dopo. Errori che fanno molti. Allora, 120 kg. Ma low bar non l'hai fatto mai? Non troppo basso, aspetta, fammi vedere. Devi sentire questo sopra. Anche qui, se riesci, non sta troppo inclinato. Scendi in punta, quad e poi ti allunghi con i femorali. Su. Ancora. Su. Non cercare il rimbalzino. Cerca lo stretch e riparti. Non ti inclina troppo. Su. Sempre quel rimbalzino però. Su. Lo fai sempre, ma te. Da fermo devi essere esplosivo su. Su. Ecco, meglio. Sennò è un fermo che perde tensione. La tensione è importante. Che fai, mo? No, perché gli sto togliendo la cinta, ho pensato male un attimo. Niente, ragazzi, dobbiamo scaricare, ma prima ha fatto 200 e purtroppo non ho premuto rec. Mo è stanco e ha detto basta. Che peccato. 2,40. Ah, 2,40 erano. Mizzica. Beh, ovviamente. Ah, cazzo, il braccio ti è venuto qua. L'ultima volta che ero venuto qua avevo recensito malissimo la panca di Matteo e lui mi aveva promesso che l'avrebbe cambiata. E infatti non l'ha cambiata. Donate. Con tutti i soldi che fai su Twitch, perché si sei spostato su Twitch allora? Per l'interazione con gli utenti. Ah, giustamente. In passato mi ricordo, quando ho recensito Matteo, c'era una panca fatta in palestra che non era proprio un bel vedere. Sono sicuro che Matteo ha migliorato l'esecuzione da allora, così come anche i carichi. Iniziamo con 60 kg. Vediamo un po'... La panca è un'alzata molto tecnica, quindi un bodybuilder che fa l'arco. Strano. Allora, ok, cominciamo a vedere i primi problemi. Aspetta, scivolo. Hai completamente mollato il bilanciere sul petto. È perché scivolo. Solito c'è sempre perdita di tensione. Noi powerlift dovremmo essere più rimbalzoni, invece va a finire che lo sono loro. Allora, voglio che arrivi col bilanciere a sfiorare la canotta. Non devi perdere tensione. Piega i polsi. Allora, fai una traiettoria completamente inclinata. Piega i polsi completamente. Piegali. Ok, come se stai sgasando un motorino. Adesso scendi in linea retta verso lo sterno. Su. Tocca più sopra la scritta bulk. Su. Sopra la B. Che come cazzo faccio a vederla? Guarda il bilanciere tu. Scendi verticalmente. Su. Se hai fatto bene, la traiettoria dovrebbe essere perpendicolare allo sterno. Non ci sbattere. Su. Ancora ci sbatti, più delicato. Tieni tutto sulla scapola il carico. No, acceleri troppo. Allora, parti fluido, poi decelera quando arrivi al petto. E trasli avanti. Niente, non mi sei piaciuto. Invece se tu pieghi i polsi, puoi scendere verticale verso il petto e spingi meglio, perché tu un carico lo spingi così, lo spingi così. Panca Matteo Marcon. Ok, c'è il fermo, però vedi che smolli sul petto? Quello che voglio che tu fai è piegare i polsi, scendi, su, verticale, tocchi lo sterno, polsi piegati, sfiori, su. Io sto cercando di frenare il carico. Tu invece cercavi di buttarlo giù, cioè tu te lo tiri il carico
lo fanno molti calistenici, ho visto fare. Invece questo è un masso che mi sta schiacciando, io devo frenarlo fino a zero. Su. Se stai dritto, c'è il rischio di fare questo. Invece sotto, polsi piegati, stai più in spinta. Ma quanta acqua bevi di solito? 6 litri. Porca puttana, io forse con un litro e mezzo ci faccio una giornata. Allora, ci riproviamo. Matteo ha capito, spero. Su, cerca di no, più delicato. Frena, frena, su. Su. Più soft. Su, questa era buona. Questa mi è piaciuta. Perché i culturisti non fanno un fermo qualitativo? Perché a livello ipertrofico il fermo non è che dia chissà che vantaggio. Ok, ma se bisogna fare il fermo facciamolo almeno senza perdere tensione muscolare, no? Qual è il senso di buttare il bilanciere, lasciarlo, rilassarsi e ripartire? È quello che non capisco. Non saprei dirlo, sinceramente. Per correggere questo difetto possiamo fare l'isocinetica anche in panca. Quindi farai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questa variante è ottima per sentire la tensione in tutta la fase e corregge chi ha le panche rimbalzone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, troppo urto al petto e troppo veloce in partenza, vai. 1, 2, piano. 3, 4, 5, 6. Questa era buona. Adesso facciamo il triplo fermo. Praticamente sono tre fermi. Uno appena sblocchi i gomiti. Il secondo a 4 cm dal petto e il terzo al pettorale. È una variante ottima per imparare a sentire il dorso, perché se non lo freni col dorso soffrirai a fare 3 stop in aria. 1, 2, 3. Bravo! Questa non era male. Matteo è stanco, la prima volta che fa una panca con un fermo di alto livello. Sta cambiando come fermarsi senza perdere tensione muscolare. Non hai mai fatto la panca così? Non te l'ha mai insegnato nessuno? No. Ti piace? Come sensazioni? No. Perché? Perché... Ma scusa, il segreto del bodybuilding è rendere pesante qualcosa di leggero, giusto? Quindi così la fa è più intensa, in teoria, no? Ma io faccio power building, quindi i fondamentali li voglio leggeri. Possibile. Ho capito. Mentre i complementari li facciamo pesanti. Complementari pesanti con carico leggero. Allora Matteo, adesso te lo sgancio, te lo appoggio in faccia e poi tu prendilo e fai quello che devi fare. Il bilanciere o? È il bilanciere, Matteo. Ah, ok. Un buono spotter non fa fare niente all'atleta. Tu devi semplicemente rimanere settato. Cioè vedo che sei un po' ruotato, eh? Occhio, questo ti fa fare anche questa simmetria. Lo sgancio io, eh. Scaricalo sul dorso. Se sento il trapezio contratto, scarichalo sul dorso, rilassa questo, attiva questo. Ecco lì. Bravo. Arriva qui adesso, eh. Normale, eh. Fermo 3 secondi. 1, 2, 3. No? Come no? Che è successo? Basta. Contrattura. Stanco. Come basta? C'era una ne hai fatta. Ma facciamo il burger oggi. Massimali, no? Scusa. Powerlifting. Non è massimali, massimali oggi. Era fare un po' di ripetizioni tecniche. Ah, il tuo massimale è 100 kg, scusa, non avevo capito. Stavolta non c'è il piriforme però, come scusa. No, ho un dito tagliato, si vede. Ah, ok, ok. Me lo sono tagliato tagliando il pollo. Perché non c'è Sara che cucina oggi. Allora, adesso che Matteo ha tirato 2,40 di squat, che non ho potuto filmare, e 190 di panca, anche lì, purtroppo il pulsante rec, non riesco a premerlo mai perché rimango scioccato dall'impresa, faremo lo stacco. Stavolta, massimale vero però, No, che massimale. Nel senso, come prima, cercherò di prendere il rec al momento giusto, speriamo di riprendere. Sì, 3,20 oggi. 3,20? Sì, 3,20. Ma come fai 3,20 che l'altra volta potevo caricare più 2,60? La Nerd Bar non può caricare più di 350 kg. Ma sbaglio. Non è vero. 600. Adesso facciamo uno stacco regular. Regular? Sumo non riforma. Niente, sumo non si può fare. Facciamo il regular allora, vediamo un po' come lo esegui. Teo, da quello che vedo, dovrebbe essere più portato per il sumo, giusto? Un po' più lungo dei femorali. Ecco, allora. Panca e squat, non c'è la tensione. Stacco, troppa tensione. Tutto il contrario, praticamente.
Qua non serve la tensione e ce la metti. Matteo sta sollevando 60 kg come se stesse sollevando un macigno. E quindi tutto incordato, no? E invece, fa il braccio di Matteo, immagina che devi sollevare una penna, no? Devi essere leggiadro. Proprio... Bello rilassato. Dice, tu è là. Così stavi, capito? Cazzato barbuto proprio. Non devi fare gli shrug col bilanciere. Allora, il punto è fare meno run possibile. Quindi, se stai troppo contratto, arriverai a chiudere qui. Se stai sciolto, guarda qui, arrivi qui. Fai meno strada, più chili. Datemi una leva e vi solleverò il mondo. Lo hai letto nella Bibbia questa cosa. Rilassato, scendi così, guarda. Braccia lunghe, lo prendi, minimo di caricamento per allungarti. Proprio devi allungarti proprio caricando i femorali e poi vai su. Cercando di rimanere rilassato con il trapezio. Pancia dura, vai su. Ok, chiudi bene, così. Giù. Vedi? Io sono rilassatissimo. Se dicevo che sto a contratto, ma dove lo sopportavo? Sopra il pene. Rilassato. Contratto. Allora Matteo, come ti ho insegnato, braccia come fossero due corde, ti allunghi aggrappandoti, schiena neutra, non la tenere iperestesa, anche se è un po' gobbo cifotico, va bene lo stesso, non stringe troppo la barra, stai sollevando una penna, chiudi bene però, tutte le spalle indietro quando vai su, c'è un approccio troppo muscolare, lo stacco non è un'alzata utile per il BB dal punto di vista ipertrofico, quindi cerchiamo di farla più nervosa. Tutta questa iperestensione qua non ci interessa. Stai più chiuso. Rilassa un po', rilassa la schiena. Cioè tu accorci la leva, capito? Teniamo i piedi un po' distanziati dal bilanciere. Scendiamo buttando le tibie avanti. Palle sul bilanciere. Scendiamo con le braccia lunghe. Non stiamo iperestesi con la schiena. Stiamo normali. Anche un pochino cifotici va bene. Dobbiamo fare meno fatica possibile. Se vogliamo fare uno stacco muscolare, possiamo fare come l'ha fatto Matteo, tutto contratto, ma penalizzeremo il carico e non è esercizio adatto per fare queste cose. Facciamo lo stacco rumeno piuttosto. Invece lo stacco è tutta roba nervosa. Non c'è la negativa, si prende, si fa leva. A seconda dei casi fate o mista o doppia prona o uncinata. La storia è che vi può partire il bicipite solamente se provate a impugnarlo come se fosse un curl. Ma se avete il braccio rilassato è il tricipite che si attiva. Infatti una volta me lo sono stirato io. Quindi, una volta che state, le corde sono tese, provate anche a tirare un po' la barra, a fletterla. Andate su, scivolando sulla gamba e chiudete. Matteo stava un po' chiuso prima. Torni indietro, cazzo avanti, diciamo noi. Contratto. Fanno così molti, no? Matteo, questa mi sembra una buona posa per fare la foto. Quando caricheremo 3.20 facciamo la foto, dopo che l'hai fatti ovviamente, perché hai detto che li farai. Giusto? Certo. Certo. In esclusiva per il canale di domenica. Io basta che leggo rec, giusto? Quando li fai devo premere... Esattamente. Prima, questa non è la macchina mia, ragazzi, sto filmando con la sua, quindi ci sta che a volte sbaglio il pulsante. Ma questa la filmiamo, promesso. Rilassa la schiena, non cercare la contrazione dorsale o del trapezio. Mani incollate, tira le funi verso l'alto e spingi. Giù. Lunga di meglio. Verticalizza un po' di più. Prova a guardare avanti intanto. Non guardare per terra, guarda avanti che ti aiuta a verticalizzare meglio. Guarda lo specchio. Meglio, molto meglio. Sotto con lo sguardo alto è molto meglio. Buono, cambiato il mondo con lo sguardo, eh. Matteo, devo dirti una brutta notizia purtroppo. Cosa? No, ho premuto rec. Non hai filmato i 320 kg? No! Cioè, porca puttana, erano... Cioè, una cosa mostruosa, ragazzi, ha tremato il palazzo intero. C'era persino un citofonato sopra. Che cazzo succede? Il terremoto! Cioè, è un'impresa titanica. Con due consigli miei è partito da 100 a 320 in un attimo. Ti avevo detto di premere il pulsante rosso. Porca puttana Eva! È uno e lo squat sono uscito. Cioè, che cazzo mostriamo oggi? Io mi sono fottuto tutti gli allenamenti della settimana. Tu neanche una... Cioè, era una cosa incredibile, ragazzi. 320 tutti regular, poi. E non neanche il fiatone. Cioè... E tutto grazie ai consigli di Domingo? Matteo, facciamone un'altra. Tanto la singola era sparata. Io rifarei 320. Tu che dici? Ho poca batteria. Ci sta, ragazzi.
Con questo il video è finito, Matteo ha fatto tutti e tre i massimali tirati al limite, purtroppo io non ho premuto rec al momento giusto e lui li ha fatti, posso garantire io. Quello che non posso garantire però qua dentro, e anche l'altra volta l'ho cazziato, sono le sue esecuzioni, a cominciare dallo squat. Allora, per prima cosa Matteo, il tuo squat è eccellente. Sotto il parallelo, intenzione continua, freni al momento giusto, come se ci fossero due manine che ti tengono e poi ritorni su. Busto sempre eretto, anche se, devo dire una verità, non mi ha convinto tanto una cosa. Quando abbiamo fatto la variante, l'isocinetica, invece di fare 3 secondi a scendere e a salire, lui ne ha fatti 6 e 6. Cioè, proprio il vero tutto da bodybuilder. Però, arriviamo alle note dolenti, la panca piana. E come sapete, Matteo, nell'accensione l'avevo cazziato perché non facevo un buon fermo, e in questo caso invece l'ha fatto perché ha imparato dalla recensione scorsa. Cioè ha capito come fare un fermo con gli adico. Si ferma, proprio sente la fibra del cotone e riparte a bomba. Però non c'è due senza tre. E lo stacco non posso confermare la stessa cosa, perché nel regular, per esempio, che non è il sumo che non faceva tanto bene, il regular è la sua alzata. Infatti era perfettamente allungato, come col trapezio rilassato, no? Non come quei culturisti che si contraggono tutti, no? Che sembra che stanno per scoppiare. Devo dire che è stata una seduta molto fruttuosa, perché comunque lui ha imparato delle cose nuove. Che ne pensi del coaching? Sono bravo come allenatore? Ti ho insegnato bene oggi? Beh, in realtà, se devo essere sincero, penso che Domingo sia il miglior coach che ci sia in circolazione. Potrei anche sistemare l'alzata a qualche culturista, secondo te? Non lo so, devo pensarci un pochino. Ora che ci ho pensato un pochino, sì, assolutamente sì. Penso che il bodybuilding, sotto tanti punti di vista, viaggiano paralleli, no? Vogliamo dire una volta per tutte che non esiste l'esecuzione BB style, esiste solo un'esecuzione corretta o non corretta, giusto? Che dire? Assolutamente sì, solo l'esecuzione corretta, che è quella da PL. E soprattutto la panca con l'arco, anche quella con poco rom, tipo quelle da esorcista, non è vero che non fanno lavorare il pettorale. So che è dura da dirla, però sono sicuro che troverai la motivazione giusta per rispondere. Quindi Matteo, stanno tutti aspettando la risposta. Non ce la faccio, mi dispiace. Come non ce la faccio? Il bodybuilding è una cosa e il powerlifting è un altro. Io me ne vado. Vabbè ragazzi, con questo abbiamo concluso. Spero che vi sia piaciuto questo video. Ovviamente iscrivetevi al mio canale, anche al suo. Soprattutto al mio. Lasciate un commento. Cosa ne pensate delle esecuzioni di Matteo? Se secondo voi l'ho corretto bene oppure aveva ragione lui a prescindere perché è un bodybuilder. E soprattutto, Matteo è una persona incorruttibile. Un saluto e alla prossima. Tutta l'attrezzatura che vedete nella mia home gym è ovviamente sponsor Power Gear, azienda leader nel settore da tanti anni, tutto acquistabile sul sito www.powergear.it e in cui potete usufruire del mio codice sconto DOOM64 avendo un risparmio totale del 6%, unico in Italia a darvi questo sconto. Quello che potete comprare ovviamente è un half rack per poter squattare e spancare in sicurezza a casa, una panca regolamentare con schienale molto duro, i dischi ovviamente Power Gear con taglio sottile per poter riempire tutto il bilanciere senza problemi e ovviamente una pedana in 2x1 professionale per poter evitare noie con i vicini, una leva da stacco e un bilanciere 29 mm Power Gear con cui potete caricare tutti i dischi che volete. Tutto questo ovviamente sempre su www.powergear.it.